Ma il mio libro, La fine del cristianesimo, non condivide l'esito delle ricerche di Umberto Galimberti, anche se in qualche modo Galimberti certifica una cosa che peraltro era già certificata da Nietzsche più di un secolo fa, cioè il fatto che stiamo vivendo nell'epoca del nichilismo e che Dio muore, che non vuol dire Dio non esiste, Dio muore vuol dire che crolla il cielo, che perde la centralità che aveva avuto nella storia della nostra civiltà, dove tutto, come lei giustamente ricordava, era fondato su Dio come fondamento dei fondamenti. Oggi l'uomo contemporaneo può benissimo, espungere Dio dall'ordine del suo discorso, ma non riuscirebbe a passare un'ora senza il telefono cellulare, ad esempio, ecco. O senza il computer, ecco. E quindi effettivamente c'è una sorta di, io la chiamo la evaporazione della religione e segnatamente del cristianesimo nella nostra accezione specifica. Ora, da un punto di vista nicciano, questa fine del cristianesimo, questa morte di Dio, ha inizialmente un aspetto, direttamente tragico, perché effettivamente con la morte di Dio crolla l'orizzonte, crolla il cielo, però poi per Nietzsche avrebbe anche possibilmente un aspetto positivo, cioè la rigenerazione di un diverso ordine di valori centrati sull'immanenza, sulla terra, sulla fedeltà a questo mondo. A me pare che rispetto alle analisi di Nietzsche su questo tema, che evidentemente era fin troppo ottimista, le analisi di Dostoevskij abbiano meglio compreso la situazione in cui ci troviamo, cioè, in sintesi, ucciso Dio non scaturisce un'epoca di libertà e di realizzazione dell'uomo, ma al contrario, tolto Dio è tolto anche l'uomo, cioè tolto Dio, ucciso Dio, muore poi anche l'uomo, che è poi la lezione che si apprende dai romanzi di Dostoevskij, no? Possono essere letti in fondo tutti secondo questa chiave ermeneutica. Ucciso Dio non c'è il superuomo libero come si prefigurava Nietzsche, ma c'è la morte anche dell'uomo, no? I demoni, delitto e castigo, l'idiota, tutti i romanzi di Dostoevskij si possono leggere così in fondo. Quindi, dal mio punto di vista, stiamo assistendo a una vera e propria evaporazione del cristianesimo, prodotta dalla civiltà della tecnica e del capitalismo, che ci porta in un abisso. Quindi, la fine del cristianesimo, che preferisco chiamare l'evaporazione in realtà del cristianesimo, è un processo in atto, è un processo in atto non irreversibile a mio giudizio, ma che si sta verificando. E la cosa no nuova è un processo, ci direbbe Nietzsche, lungo quanto la modernità, in fondo, ma c'è una novità che si registra negli ultimi 50 anni, vorrei dire, ed è il fatto che le stesse agenzie di senso che si riferivano un tempo a Dio sono oggi parte in causa dell'evaporazione del cristianesimo. Cioè, la cosa che stupisce non è l'evaporazione in sé del cristianesimo, che era nota già a Nietzsche e in qualche modo origina con la modernità. Quello che stupisce è che quelli che idealmente dovrebbero essere i custodi del sacro e del senso del divino siano in prima linea oggi a favorirne l'evaporazione. Dal Concilio Vaticano II in poi, in effetti, sembra che la Chiesa di Roma, aprendosi al mondo, non stia conquistando il mondo, che è sempre palesemente più scristianizzato, ma stia perdendo se stessa in compenso, sciogliendosi nel mondo. E da questo punto di vista, quello che io ho provato a mostrare nel libro è come questo percorso trovi oggi nella figura di Bergoglio un'accelerazione. Ecco, Bergoglio è colui il quale sta favorendo questo processo di evaporazione anziché contenerlo e contrastarlo, come invece aveva provato a fare Ratzinger, che era stato una forza frenante, un catecon rispetto, direbbe la teologia paolina rispetto a questa evaporazione. Bergoglio sembra che si trovi a proprio agio nell'evaporazione del cristianesimo e che la propizi egli stesso, no? Le omelie sono troppo lunghe, vanno rese più smart, anche
anche i sacerdoti potranno magari sposarsi, le quote rosa nella Chiesa, storia degli ultimi giorni e così via. In sostanza, il buon cristiano al tempo dell'evaporazione del cristianesimo è il buon consumatore, diventa il buon consumatore, cioè la neochiesa, non saprei definirla altrimenti, di Bergoglio oggi, anziché opporre resistenza al mondo della tecnica che non vuole più saperne del cristianesimo, coopera con lo stesso mondo della tecnica nel favorire l'evaporazione del cristianesimo. Ed è anche questo l'enigma, in realtà il segreto di Pulcinella, per cui Bergoglio piace tanto alla civiltà mass mediatica contemporanea, perché è convergente rispetto a quelle istanze, no? E non per caso Ratzinger era abbastanza inviso agli stessi, per cui è molto gradito Bergoglio, no? Perché erano due diversi modi di abitare il cristianesimo. Ratzinger era il cristianesimo antagonista rispetto alla evaporazione del cristianesimo. Bergoglio è il cristianesimo già evaporato, forse. E, per dirla ancora con Nietzsche, è una teologia col martello quella di Bergoglio, cioè dissolve tutti i punti fermi della tradizione cristiana. Cioè quella di Bergoglio, sit venia verbo, è una religione del nulla di fatto, è la cancel culture applicata alla religione, no? Se voi leggete i discorsi di Bergoglio vi accorgete che dal punto di vista teologico sono del tutto vacui, non c'è nulla di teologicamente rilevante, sono semmai lo stesso pensiero unico politicamente corretto ridisposto come pensiero unico teologicamente corretto. Allora, se leggete la Laudato Si, troverete una sorta di ripresa dei moduli della Green Economy diversamente declinata. Se leggete la Fratelli Tutti, ritroverete lo stesso verbo unico della globalizzazione, open space con libera circolazione delle merci e delle persone mercificate. Se leggete ancora la Laudato Si, la Amoris Laetitia, trovate curiose aperture verso l'ordine erotico della civiltà dei consumi, fondamentalmente. Ecco, quindi Bergoglio è, nella mia lettura almeno, del tutto parte in causa in questa evaporazione del cristianesimo, che invece Ratzinger aveva provato a frenare con le note conseguenze del caso. Ratzinger nel 2013 ha dovuto compiere una mossa molto particolare, che nel mio libro ho affrontato. La tesi del libro, non essendo un giallo, ve la posso anche svelare, è che in realtà Bergoglio non è il Papa, tecnicamente, perché Ratzinger è rimasto nel 2013, non ha rinunziato, tecnicamente il diritto canonico distingue il munus dal ministerium, cioè Ratzinger, avendo rinunziato al ministerium ma non al munus, è rimasto papa in sede impedita, sicché Bergoglio non è mai stato eletto tecnicamente, non è il papa. E questa è stata, come dice Andrea Cionci, è stata la leva d'emergenza che ha tirato Ratzinger per impedire l'evaporazione del cristianesimo. Ecco perché c'è per i cristiani, per i cattolici, una nota di speranza in questa caverna in cui pure ci troviamo.